Ed eccoci qui in questo nuovo video per andare a parlare di tre ufficialità in casa Catanzaro, tre notizie ufficiali di cui due in uscita per quanto riguarda i giovani ed un colpo in entrata importante, siglato nell'ultimissimo giorno di mercato. Partiamo dalle uscite perché Pipicella riparte dal Ravenna in Serie D, difensore classe 2003 che lascia così Catanzaro in prestito secco, calciatore che ha, se non sbaglio, fatto il ritiro con la prima squadra e si tratta di un giocatore di ottima prospettiva, uno dei difensori e in realtà uno dei prodotti del nostro settore giovanile più interessanti che va a fare così esperienze in Serie D. L'unica mia, speranza è quella che possa trovare spazio e continuità di prestazioni sicuramente, ma anche di presenze vere e proprie, perché per questi calciatori così giovani l'importante è giocare e giocare e giocare. In Serie D potrà mettersi in mostra per la prima volta con calciatori della più varia età e non solo con i propri coetanei, e quindi sicuramente qui si vedrà anche il livello reale del calciatore. Speriamo che possa tornare più forte di prima, ma il discorso vale certamente anche per il buon Talarico, il quale lascia le giovani del Catanzaro per accasarsi a Lumezzane, centrocampista anch'egli classe 2003, calciatore che riparte così, se non sbaglio, dall'eccellenza, perché Lumezzane mi sembra sia un'eccellenza lombarda, adesso ve lo dico anche con più precisione, ma non vorrei dire una baggianata, come dicono in Sicilia. Il Lumezzane, vediamo un attimo. No, milita in Serie D, quindi anche Talarico riparte dal massimo campionato dilettantistico, un calciatore giovane, di buona prospettiva, tra l'altro per cui il Catanzaro stesso, e questo è stato annunciato dalle parole del responsabile settore giovanile Carmine Moro, il fatto che si è aspettato proprio il Lumezzane, nel senso che si voleva chiudere questa operazione proprio aspettando il club lombardo, un calciatore, ripeto, che lì potrà mettersi in mostra e speriamo anche valorizzarsi. Detto ciò, il colpo in entrata è un colpo importante perché il Catanzaro annuncia Situm per il reparto esterni. Ala classe 1992 che arriva direttamente dalla Reggina firmando un contratto di durata biennale, un calciatore di esperienza. Calciatore che l'anno scorso ha disputato una stagione, secondo me, tutto sommato positiva tra alti e bassi con il Cosenza, molto positiva soprattutto con Zaffaroni, poi con Bisoli un pochino calato di rendimento, però io credo che sia un ottimo calciatore per la Serie C ed è arrivato a rinforzare le fasce. Ecco, l'unica problematica, diciamo, è che sia un calciatore che ha comunque molto disponibile, quindi anche a tornare in fase difensiva, però avere due giocatori di fascia come Van de Putte e Situm che hanno caratteristiche propriamente offensive è abbastanza rischioso, diciamo. Però certo anche Bagley l'anno scorso non è che era tutto sto fulmine di guerra dietro, anzi ha causato anche diversi calci di rigore, per cui diciamo che Situm è un ottimo calciatore con una buonissima tecnica. Bravo, entrambi i piedi sono assolutamente validi, sia il destro che il sinistro, ha fatto gol sia di destro che di sinistro, mi ricordo un gol alla Regina a Venezia di destro veramente straordinario, ma ha fatto gol anche col mancino ed è un calciatore, ripeto, per la categoria veramente importante, per cui se si saprà inserire nel progetto Catanzaro fin da subito, cosa abbastanza complicata, però ci si proverà e credo possa veramente fare molto. Molto bene, dare un'alternativa in più lì a destra dove Bearzotti tra poco rescinderà, dove Rolando è ancora infortunato, si è fatto male nell'ultima parte del ritiro e dove c'è Katsiris che è una scommessa, per cui c'è una scommessa comunque un calciatore molto giovane che non può reggere, diciamo, le pressioni di una piazza come Catanzaro fin da subito, per cui giusto in questo senso puntare su un calciatore di esperienza come Situm che può dare tanto alla causa Catanzaro. Detto ciò, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.